Finisce 2-2 il sentito derby tra Vastese e Chieti, nella riedizione del match già andato in scena in Coppa Italia 2 settimane fa, ma vinto in quel caso dalla formazione aragonese. È una gara che fatica inizialmente a decollare, ma che regala poi, dal finire del primo tempo, emozioni e stravolgimenti di scenari. Amelia sceglie la coppia d'attacco formata dall'ex Dos Santos e Anzini, con Esposito che inizialmente va ad agire alto. Il Chieti risponde con il classico 3-5-2 e con Traini e Catalli in avanti a provare a colpire i padroni di casa. È un primo tempo senza molte emozioni per diversi minuti. Ci prova Marzola al 12° dalla distanza, ma Bardini para in due tempi senza troppi problemi. La Vastese risponde idealmente con il tentativo di Anzini in area al 23°, murato però dalla difesa neroverde. La squadra di Amelia commette però spesso errori in fase di impostazione e il tecnico chiama fuori allora l'Ogello, tra l'altro già ammonito, per inserire Mastro Mattei nei pressi di Dos Santos e spingere Esposito ad abbassarsi. Al 29° l'Aragone esulta, ma il gol di Marianelli viene annullato per sospetta posizione di fuorigioco da parte di Dos Santos. Nel finale la gara si accende, Dos Santos ancora indirizza debolmente verso la porta un cross di Esposito e 3 minuti dopo Traini raccoglie un cross dalle retrovie ma non trova lo specchio. A trovare il gol invece ancora Marianelli, che approfitta di un pasticcio in area nero-verde per portare avanti di testa la Vastese. Prima di rientrare negli spogliatoi, altre occasioni per Traini, con Bardini che però para in tuffo. Grandoni allora manda subito in campo ad inizio ripresa Bruni e Panecasio al posto di Catalli e Marzola, cambi che svolteranno la partita. È però ancora la Vastese a rendersi pericolosa subito con una conclusione dalla distanza di Pollace che Camerlengo tocca in calcio d'angolo. I tentativi di Traini vengono premiati al 10° quando il nuovo entrato Panecasio pesca in area il centravanti che di testa indirizza sul palo più lontano e firma il pareggio. Per la Vastese piove sul bagnato qualche istante dopo, quando in un contatto tra Bardini e Mazzolli il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo del giocatore di casa per simulazione, lasciando dunque i suoi in inferiorità numerica. La situazione si fa ancora più negativa in casa Vastese quando Bruni è bravo a raccogliere un pallone in area al 19°, infilando Bardini per il vantaggio in rimonta del Chieti. È una gara che però riserva ancora un cambiamento di scenario quando prima della mezz'ora Vittiglio ed Esposito vanno a contatto in area con il direttore di gara che estrae il rosso diretto all'esterno pareggiando gli uomini in campo. E Dos Santos invece a pareggiare il risultato spiazzando dal dischetto l'ex Camerlengo e firmando il 2-2. La Vastese coglie poco dopo anche una traversa con il neo entrato Alonzi, bravo di sinistro a provare a piazzare trovando però il legno a dirgli di no. Nel finale forcing della formazione aragonese a caccia del successo. Al 41° Giorgi si lancia su un pallone che Camerlengo allontana in qualche modo. Al 44° Perocchi non trova di testa lo specchio della porta e lo stesso fa Stivaletta, la cui girata sempre di testa finisce di poco a lato. Gli sforzi finali della Vastese non vengono dunque premiati, mentre il Chieti bagna con un pareggio il ritorno in Serie D. Nel match che tra l'altro ha visto anche Amelia e Grandoni avversari, ma un tempo compagni di squadra. Mister, il suo collega Grandoni ha detto alla fine che il 2-2 è stato giusto, anche se voi nel finale avete avuto qualche occasione in più per portare a casa la vittoria. Sì, sì, gli ultimi minuti li abbiamo schiacciati nella metà campo loro, potevamo fare qualcosa di meglio, qualche occasione avuta, anche le palle da fermo comunque possono creare delle difficoltà, però dispiace per come è andata la partita, perché pareggio è sempre un buon risultato, va bene, però si poteva sviluppare il risultato in altra maniera, soprattutto nel primo tempo. Poi sbloccata con Marianelli, andava gestito meglio anche l'inizio del secondo tempo. Abbiamo preso il pareggio su una situazione dove dovevamo essere posizionati in maniera diversa, ma non sul cross ma sul lancio prima del portiere del Chieti. Vabbè, dai, pareggio, l'importante è aver dato risposte dal punto di vista della prestazione, idea di calcio, idea di gioco, stiamo lavorando bene, siamo all'inizio, però piano piano ci avviciniamo sempre di più verso un'identità di squadra che vuole giocare a calcio anche in questa categoria. Come sta Vittorio Esposito e se può essere utile a questa Vastese? Vittorio Esposito è utile a tutti, anche alle squadre di Serie C per le qualità che ha. Lo sto vedendo bene, ripresa, si è operato al piede, sta facendo tutto il percorso di riabilitazione, lo seguiamo noi qui e io spero che si possa poi trovare una situazione di accordo, perché lui vuole restare, noi vogliamo prenderlo,
però adesso la cosa più importante è che lui si rimetta a posto dopo l'operazione. Poi penseremo tra qualche giorno a tutto il resto. A inizio settimana faremo altre valutazioni insieme al chirurgo che l'ha operato. Lui sta facendo tutto il programma in maniera seria, in maniera professionale, ha tanta voglia e valuteremo. Io comunque lo sto vedendo molto, molto motivato e professionale, questo è importante. Presidente, un pareggio per il ritorno in Serie D del Chieti, anche se qui a Vasto non era assolutamente facile questo esordio. Ma una partita abbastanza equilibrata, su un campo molto difficile, con una buona squadra qual è la Vastese. Devo fare i complimenti ai nostri ragazzi perché hanno veramente dato l'anima in campo, abbiamo recuperato una partita veramente che aveva preso un verso, perdiamo per 1-0, l'abbiamo recuperata, abbiamo giocato bene, devo fare veramente i complimenti ai ragazzi. Di buono infatti c'è stata la reazione perché il Chieti è andato inizialmente sotto, poi è andato addirittura in vantaggio in rimonta e nel finale è stato bravo comunque a stare accorto e a resistere agli assalti della Vastese. Sicuramente, siamo arrivati un po' stanchi nel finale ma siamo stati davvero bravi a mantenere il risultato. Obiettivo la salvezza? L'obiettivo è di fare un campionato tranquillo, di raggiungere la salvezza il prima possibile. Non dimentichiamoci che siamo ripartiti a luglio in ritardo e con un passaggio societario, una squadra completamente nuova, assemblata in ritardo sicuramente.